La Toyota RAV4 è oramai un classico, una vettura che ha sempre riscontrato il consenso del pubblico italiano. Impostasi subito come la SUV compatta più vicina all'auto in senso di guidabilità, prestazioni e versatilità, la RAV4 è trasversale, capace di attraversare il tempo, con piccoli e sapienti tocchi stilistici, aggiornamenti tecnici e quant'altro che la tengono sempre al passo e up to date. La linea è abbastanza forte e personale, muscolosa quanto equilibrata. Il nuovo disegno evidenzia un anteriore più forte, costruito sui gruppi ottici che fungono da elemento di design funzionale. Nuovi anche retrovisori esterni che integrano le luci di direzione. La versione crossover che vi proponiamo nella nostra ricetta in auto unisce quell'equilibrio che a nostro avviso valorizza la RAV. Proprio perché la RAV è un classico, la nostra ricetta doveva avere qualche cosa in comune e per noi è un classico. Si tratta infatti di una ricetta sicula, forte dei sapori mediterranei, ricchi di sole e di fantasia. Una ricetta antica nata dai pescatori della costa per accomodare i pesci da trancio pescati nel profondo mare. Le basi sono più che mai semplici: pinoli rigorosamente tostati, cipolla, olive, capperi, uvetta, vino bianco, pepe e poi i tocchi a freddo, basilico e mentuccia. Parlando di sole e di tradizioni, abbiamo approfittato dell'aria aperta per la nostra preparazione, che come vedete è semplicissima. Iniziamo tra una curva e l'altra della nostra prova, dove la RAV ha dimostrato la sua agilità, la preparazione del sugo. In una padella bassa e piuttosto larga, dopo la tostatura del pinolo, iniziamo a far imbiondire la cipolla a cui aggiungeremo i vari ingredienti. Sfumiamo con un po' di vino e via con il pomodoro. I colori e la grinta di questo piatto sono molto simili a quelli che ritroviamo al volante della RAV, che con i suoi 180 cavalli del 4 cilindri di Cat Hero 5 esprime una grande potenza, che accoppiata a un cambio a 6 rapporti manuale non proprio all'altezza, le fa raggiungere i 200 km orari e scatta da 0 a 100 orari in 9 secondi. Torniamo in fornelli, lasciamo cuocere per qualche minuto a fuoco dolce il sugo per farlo amalgamare bene ed insaporire. Ma eccoci ancora al volante della RAV. L'agilità ed il controllo sono sempre state un'arma letale di questa vettura. ADIM è la nuova sigla che spieghiamo in Active Driving Integrated Management, sistema che gestisce in maniera integrata tutti i dispositivi di controllo dinamico del veicolo, ivi compresa la trazione integrale, che oggi ha questo pulsante che blocca, se volete, il differenziale. Un tocco davvero fuori strada. Intanto controlliamo il nostro sugo. È venuto il momento di adagiare il nostro trancio di spada, ricoprendolo abbondantemente con la nostra salsa. Facciamo cuocere ancora per alcuni minuti, ricopriamo costantemente e cambiamo il sugo durante la cottura. Ma torniamo al nostro RAV, che unisce anche una tecnologia semplice quanto efficace, cruise control, schermo touchscreen, con cui si gestisce anche il GPS, facilità di interfacciare il proprio telefono con l'impianto e poi una serie di semplici accortezze, come il sistema Easy Flat System, che con il gesto di una mano crea un piano di carico molto generoso. Anche nelle finiture troviamo una qualità di ottimo livello ed anche la facilità dell'avviamento al pulsante è una chicca. Ora possiamo impiattare l'ultimo tocco, basilico e mentuccia, ed è tutto pronto per essere servito. La tradizione del sole, la cultura della tavola di Sicilia, grandissima, ed una vettura che è protagonista ormai da tempo sul palcoscenico automobilistico. Possiamo definirla un'unione di carattere.